Un imprenditore che non conosce lo stato di salute della propria azienda prima o poi si trova in grosse difficoltà. Non voglio fare l'uccello del malaugurio. La mia è una matematica certezza derivante dalle migliaia di casi aziendali che ho seguito negli ultimi 15 anni. Quindi comprendere le performance aziendali è uno dei compiti fondamentali che come imprenditore ti devi dare. Anche se non conosci molto di numeri. In questo video andiamo a capire quali sono i vantaggi del monitorare lo stato di salute della tua azienda e gli indicatori da tenere sempre sotto controllo per riuscire a farlo. Sono Giuseppe Di Domenico, sono un imprenditore e ho fondato una società di consulenza specializzata nella gestione finanziaria delle PMI e nella ristrutturazione dei debiti aziendali, la Di Domenico e Associati, che negli ultimi 10 anni ha lavorato con più di 1900 imprenditori. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, ti invito a iscriverti al canale YouTube cliccando sull'icona che trovi qui sotto e ad attivare la campanella in modo da essere avvisato su ogni novità in tema di gestione finanziaria aziendale e ristrutturazione dei debiti. Comprendere le performance aziendali è uno dei compiti fondamentali che come imprenditore ti devi dare per almeno 5 ragioni. La prima è perché innanzitutto è l'unico modo per spingere la crescita del fatturato. Già, se non vuoi che la crescita del fatturato sia un evento casuale legato a fattori che non riesci a controllare, devi capire dove stanno andando le iniziative che hai avviato e se non lo sai chiaramente non riesci a capire se stai puntando i soldi sulle iniziative giuste per far crescere la tua azienda. Quindi non puoi spingere effettivamente il fatturato aumentando gli investimenti. Se non sai quale prodotto ti fa guadagnare di più, bruci denaro anziché generare profitti. La terza ragione per cui è fondamentale comprendere le performance della tua azienda è che il monitoraggio ti permette di ottimizzare la gestione del capitale circolante. Cosa vuol dire? Il capitale circolante è quella liquidità che viene bloccata nel magazzino e nei crediti non riscossi. Più questa liquidità bloccata in magazzino e crediti non riscossi aumenta nel tempo a causa delle dilazioni di pagamento o delle politiche di approvvigionamento di produzione, più si riduce la liquidità che hai a disposizione per alimentare la crescita nel breve periodo. Di conseguenza diventa più difficile far crescere l'azienda. La quarta ragione è che monitorare lo stato di salute dell'azienda è un modo per mantenere il controllo delle entrate e delle uscite e per intervenire nel caso in cui le seconde siano superiori alle prime. Tutto questo naturalmente ti permette di ripagare i debiti con i flussi di cassa derivanti dall'attività operativa, senza accumulare altro debito cattivo. Niente male, no? Quindi, posto che siamo d'accordo che ci sono innumerevoli vantaggi nel monitorare lo stato di salute della tua azienda, magari attraverso un sistema di controllo e gestione strategico idoneo a farlo, cerchiamo di capire quali sono gli elementi da analizzare. Chiaramente è una valutazione che va fatta caso per caso, perché ogni impresa vive un momento specifico nella propria vita e opera in un determinato contesto, ma ci sono 5 elementi da analizzare in ogni caso. Vediamoli insieme. Il primo elemento da analizzare è sicuramente la crescita. Capire in che modo cresce o non cresce il fatturato è un indicatore di performance importante da analizzare per capire lo stato di salute dell'azienda. Per sviluppare un'analisi obiettiva del fatturato non puoi limitarti all'ultimo periodo, ma devi allargare il più possibile l'arco temporale. In caso contrario ci potrebbero essere dei fattori, degli eventi straordinari che magari hanno influenzato la dinamica del fatturato senza per questo essere ripetibili. Ecco perché di solito le analisi sull'andamento dell'azienda vengono fatte su un orizzonte che va dai 3 ai 5 anni, perché è un orizzonte abbastanza ragionevole per riuscire a fare questo genere di indagini. Naturalmente la crescita del fatturato da sola non è un indicatore sufficiente per monitorare lo stato di salute dell'azienda, per avere la sicurezza che l'azienda stia andando nella direzione giusta. È un segnale positivo soltanto nel caso in cui la crescita del fatturato è accompagnata da una buona redditività e da incassi sicuri. Quindi il secondo elemento da valutare è appunto la redditività dell'azienda. Per sviluppare un'analisi oggettiva della redditività bisogna misurare la percentuale di risorse che rimangono attaccate all'azienda dopo che dai ricavi complessivi sono stati eliminati tutti i costi di gestione, quindi i consumi, il costo delle risorse umane, il costo delle risorse materiali, i servizi, eccetera. Misurare la redditività ti consente di comprendere se la gestione finanziaria della tua azienda è migliorata nel tempo, ferma restando un'analisi sviluppata su un arco temporale piuttosto ampio.
ampio. Questo ti porta a valutare un altro elemento che è l'efficienza. Credere che fatturare e avere una buona marginalità da solo ti facciano essere in una botte di ferro in realtà è un errore. È fondamentale infatti che i margini economici si trasformino in liquidità sui conti correnti. Come? Si tratta di ottimizzare la gestione del capitale circolante. In una parola, si tratta di imparare ad autofinanziarsi. Per capire se la tua azienda è in grado di autofinanziarsi, devi prendere in considerazione tre elementi che sono i tempi medi di incasso dei crediti, i tempi medi di giacenza nel magazzino, i tempi medi dei pagamenti dei fornitori. Analizzando la dinamica di questi tre elementi, avrai la possibilità di capire quanto la tua azienda è in grado di autofinanziarsi per poi decidere come intervenire per migliorare la sua capacità di autofinanziamento. L'efficienza di un'azienda si valuta in base al suo ciclo del capitale circolante, che deve essere il più possibile limitato. Se i tempi di incasso e di giacenza del magazzino sono lunghi, mentre i tempi di pagamento dei fornitori sono brevi e le eventuali rate dei mutui e dei prestiti sono troppo ravvicinate nel tempo, significa che la tua azienda matura un bisogno immediato di liquidità e che non può resistere a lungo senza ricorrere alle risorse esterne. Quindi ci sono dei problemi che minano la stabilità dell'azienda e quindi la sua solidità. La solidità, infatti, è il quarto elemento che devi sempre valutare per capire qual è lo stato di salute della tua azienda. Il bisogno di liquidità dell'azienda, generato dall'attività produttiva e dagli investimenti, è coperto solitamente dai finanziamenti interni ed esterni. Tra i finanziamenti interni ci sono l'autofinanziamento e le risorse che ci mettono i soci. Tra i finanziamenti esterni, invece, ci sono tutti i debiti che l'azienda può contrarre, quindi i debiti verso le banche, i debiti verso i fornitori, i debiti verso il fisco e eventualmente i debiti verso i soci finanziatori. La composizione delle fonti di finanziamento aziendali è un indicatore dello stato di salute dell'azienda, soprattutto in periodi di instabilità. L'indicatore che misura la solidità dell'azienda è il rapporto tra il capitale di terzi e il capitale proprio. Più elevato il rischio che l'azienda viva un periodo di eccessivo indebitamento, che la rende molto vulnerabile in caso di crisi economica, cioè nel caso in cui o cali il fatturato o aumentano i costi non governabili dall'imprenditore. Se l'azienda non riesce a coprire i propri debiti, c'è un problema di solvibilità. La solvibilità è il quinto indicatore da monitorare per tenere sott'occhio lo stato di salute dell'azienda. La solvibilità non è altro che la capacità dell'azienda di coprire i debiti alle scadenze prestabilite mediante i flussi di cassa generati dall'attività produttiva. Un'alta capacità dell'impresa di generare flussi di cassa dalla propria attività produttiva in grado di coprire tutti i costi di gestione ordinari, in più coprire i flussi di cassa destinati a ripagare l'indebitamento, segnala un'alta capacità dell'azienda di indebitarsi e di sostenere elevati livelli di indebitamento, quindi di accelerare il processo di investimento necessario a alimentare la crescita. Al contrario, flussi di cassa molto ridotti sono sintomo che l'azienda sarà costretta a finanziare i propri investimenti e addirittura l'attività di gestione ordinaria con continue iniezioni di capitale dall'esterno e con il ricorso all'indebitamento nei confronti del mondo bancario, ma anche del fisco e dei fornitori. Aumentare il livello di indebitamento fa aumentare la percezione di rischio dei creditori dell'impresa e quindi fa aumentare i tassi di interesse. Tassi di interesse che si ripercuotono sulla marginalità economica e in particolare sui profitti, ma anche sui flussi di cassa legati alla gestione finanziaria. Posto che abbiamo capito l'importanza di valutare lo stato di salute dell'azienda e abbiamo capito quali sono i 5 macrogruppi di indicatori da tenere sott'occhio per capire se l'azienda è in salute oppure no, quindi come facciamo a capire se l'azienda è in buona salute oppure no? Beh, l'unico strumento che ti permette di monitorare lo stato di salute della tua azienda attraverso questi indicatori è il bilancio, ma non il bilancio contabile né il bilancio che vai a depositare in Camera di Commercio, perché riportano informazioni utili a valutare questi elementi, ma nella forma sbagliata, una forma che non ti permette di fare queste valutazioni.
transazioni. Le informazioni di cui hai bisogno però sono tutte lì e quindi devi riclassificare il bilancio e imparare a estrarre le informazioni utili a prendere le tue decisioni imprenditoriali. Data l'importanza fondamentale del bilancio ed in particolare della riclassificazione del bilancio per monitorare l'andamento della gestione aziendale, infatti il bilancio è anche la base per qualsiasi sistema di controllo di gestione strategico, ho dedicato la prima sessione della mia membership, il Di Domenico Financial Club, proprio a questo argomento, cioè a spiegare agli imprenditori come si fa a riclassificare e a comprendere le informazioni che possono essere estratte dal bilancio riclassificato. Ho chiamato questo primo modulo del Di Domenico Financial Club, che è un vero e proprio corso a sé stante, Sfrutta il bilancio e controlla la tua azienda, proprio perché al suo interno ho cercato di inserire tutte le informazioni che devi sapere per poter utilizzare il bilancio come strumento di controllo dello stato di salute della tua azienda e dell'andamento aziendale. Puoi scoprire come ottenere questo modulo e tutti gli altri moduli della membership visitando la pagina che trovi in sovraimpressione, oppure cliccando sull'icona qui in alto. Nel corso imparerai come leggere, analizzare e sfruttare le informazioni contenute nel bilancio per ottenere un controllo maggiore sulla tua azienda e per riuscire a cogliere eventuali segnali di pericolo che si ricavano dai numeri che ne esprimono i risultati. Finalmente guiderai la tua azienda con la consapevolezza che solo la perfetta conoscenza dei numeri riesce a darti e soprattutto non avrai mai più bisogno di qualcuno che ti aiuti a capire come sta andando la tua azienda. Se ti è piaciuto questo video e hai delle domande specifiche o vuoi approfondire qualche tema in particolare, scrivimelo nei commenti e cercherò di risponderti nella maniera più esaustiva e chiara possibile. E se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale e a cliccare sull'icona della campanella per essere informato sulle novità in tema di gestione finanziaria aziendale, di controllo di gestione e di ristrutturazione dei debiti. Se invece vuoi farti supportare dal mio network professionale per sviluppare soluzioni su misura per la tua azienda, il mio team di Business Tutor è pronto ad ascoltarti per capire se possiamo essere la soluzione più adatta a te. Puoi prenotare una consulenza gratuita per parlare con un esperto in gestione finanziaria aziendale che cercherà di indirizzarti verso la soluzione migliore e, se lo vorrai, ti illustrerà come possiamo lavorare insieme. La consulenza non è impegnativa e non ti vincola ad acquistare i nostri servizi, ma ti aiuterà ad avere le idee più chiare sulle modalità di gestione finanziaria migliori per la tua attività. Vai sulla pagina che trovi in sovraimpressione, scegli il giorno e l'ora che preferisci tra quelli disponibili e segna l'appuntamento in agenda. Il tuo business tutor personale ti scriverà per confermarti di aver preso in carico la tua richiesta e per fornirti tutte le informazioni per ottenere il massimo beneficio possibile dalla consulenza. Ciao!